il dubbio più grande che ho avuto e che mi ha frenato tanto, mi ha fatto porre un sacco di domande per un bel periodo, è stato il fatto dell'investimento economico nel tipo di corso che devo affrontare. Nel senso che tutti quanti noi abbiamo dei blocchi di denaro che ci sono venuti fuori impostati dalla cultura familiare, dalla società, dagli amici, da quello che ti dice se lo racconti al tuo migliore amico, ma cosa stai facendo. La paura di non avere i soldi, perché finché sei giovane, dal mio punto di vista, sei un po' più irresponsabile, dal punto di vista economico, e magari ti butti. Non che non lo sia ancora adesso, perché ho ancora questa irresponsabilità da bambino nell'affrontare i miei business, nell'affrontare la mia vita e le situazioni negative. Ma dal punto di vista economico, mi dico, e se poi vado a zero? E continuo ad andare a zero, non riesco a salire? Siccome io ho uno stile di vita molto alto, spendo un sacco di soldi nonostante guadagni tanto. Mi piace mantenere questo stile di vita. Ho detto, ma io investo adesso questi soldi e poi se non arrivo ai 30K, cioè mi ponevo un sacco di paradigmi. Quindi questo è stato il mio primo enorme dubbio. E il secondo dubbio era, ma io ce l'ho il tempo per studiare? Perché per me il fattore tempo ha un'importanza estrema per tutti quanti. Quindi il mio tempo libero ha un valore estremo importante, il mio tempo in generale. E quindi ho detto, avrò l'energia da investire per riuscire a studiare? Allora, devo dire che nel momento in cui ho conosciuto VMR ha dato un nome a tutto quello che è avvenuto nella mia vita fino ad oggi, no? Perché tutto quello che ho pensato in passato si è sempre realizzato, ma non davo un nome, dicevo, questa è fortuna, sono fortunata, c'è un angelo custode, invece in realtà è l'universo che ti risponde in base a quello che tu dai o ai ringraziamenti che hai attuato nell'arco della tua vita. E quindi mi ha fatto dare un nome. In seconda cosa, ha cambiato il mio mindset sul blocco del denaro. Molta meno paura. E mi sono detta, so che ci vuole tempo, io non ho fretta nell'arrivare ai miei 30K, io so che ci arrivo, so che guadagnerò e mi potrò permettere tutto quello che voglio, ho già in mente che cosa posso fare per permettermelo, per farlo. In realtà non è che non posso farlo, posso già farlo. È che i denari come vanno rientrano. Quindi è proprio un flusso continuo, tutto dipende dalla nostra mente, perché quando vogliamo realmente una cosa, la fai, no? Se tu ti vuoi prendere un gelato, cioè, cosa fai? O esci o telefoni, ma lo prendi, li spendi i soldi. E la stessa cosa funziona in tutto il resto di quello che noi vogliamo fare di investimento. Tanto poi quei soldi rientrano in qualche modo, c'è sempre un modo di farli rientrare, indistintamente dall'età. L'emozione che ti crea il fatto di oltrepassare 30K è il challenge che hai con te stesso. Perché noi agiamo in base alle emozioni che ci vengono create o che ci creiamo positive. Funziona così nella vita, no? Anche nel mio lavoro, quando io non vendo un dimagrimento, io vendo un percorso, ma prima ti voglio far provare emozione, perché se tu non provi quell'emozione che sto provando io, perché sto bene, tu poi non entri in azione. E l'emozione poi ti lega, come lega le persone, no? Finché hai emozioni positive, tu continui a rimanere in contatto con l'altra persona. E più cresce questa emozione, maggiore è la voglia di continuare a crescere insieme, a fare cose insieme, indistintamente che sia un rapporto d'amore o che sia un rapporto d'amicizia, ok? E credo che il Master 30K ti dà l'emozione di dire, ma 30 è un numero, c'è un numero. In realtà che cosa vuoi? Quello che vuoi, avere una vita agiata, permetterti gli alberghi di lusso, la prima classe, eccetera, eccetera. Quindi è un numero indefinito, non puoi dirti voglio guadagnare 30K, è un numero che è all'infinito. È la prima volta che partecipavo a un mastermind. Ero come una bambina che sta andando al parco giochi, Alice nel Paese delle Meraviglie, che dice, caspita, qua ci sono imprenditori che guadagnano molti più soldi di me. Io mi sento piccolina rispetto a tutti quanti, che immagino che guadagnino, io penso che guadagnino più di me. Però la ricchezza altre volte è formata anche da quello che tu hai di esperienze di vita e culturalmente parlando. Non è soltanto dal punto di vista economico, è proprio da quello che hai raggiunto nella tua vita e che hai fatto e che hai voluto. Chi considera il Master 30K? Anche gli imprenditori che guadagnano 150.000 euro di fatturato al mese lo consiglierei, perché sono lezioni di vita che magari non hanno mai sentito prima perché ragionano in altri termini. Quindi secondo me il 30K non è perché tu, anche se già fatturi 150 milioni di euro l'anno,
devi retrocedere, ma serve per una crescita personale perché ti apre una visione differente inerente alla tua crescita personale, al tuo business, vengono fuori, cioè fai introspezione, cose che magari il grande imprenditore non ha mai considerato queste cose, quindi lo consiglierei a chiunque, indistintamente da quanto uno guadagna.